sera, una ragazza di nome Stella, dopo una giornata ricca di delusioni e illusioni, si chiude nella sua cameretta e si lascia andare al sonno e al sogno. Si ritrova in un palazzo di specchi circondata dal suo riflesso. Ne sente il rumore di uno che si frantuma e dietro di sé un mago dalla lunga e folta barba. Stella riconobbe subito gli occhi e si sentì rassicurata. D'altronde era lo sguardo amorevole di suo nonno. Puoi essere qui, ma puoi essere anche altrove, le disse. Si voltò per guardarsi negli specchi, ma lei vedeva soltanto occhi che l'osservano e la giudicano. Iniziò così una corsa alla ricerca della realtà. Come poteva uscire da questo luogo soffocante? Poteva disegnare una porta. Non ti arrendere. Spesso è l'ultima chiave quella che apre la porta giusta. Il coraggio. Ecco quello che le era sempre mancato. Il coraggio di essere lei a scegliere quale porta aprire. Era arrivato il momento, il suo momento. Con tanto sforzo, finalmente ci riuscì. Doveva imparare da se stessa, riconoscere la sua bellezza, la sua fragilità, le sue paure, la sua normalità. Allora sì che avrebbe potuto aprire la porta della felicità e tornare alla sua vita. È mattino presto. Stella si sveglia e cerca uno specchio. Sorride, si piace, legge un messaggio sul cellulare. I suoi amici le promettono di esserci per sempre. Era stato tutto un sogno, poco importa. I sogni sono desideri che ci rendono felici e illuminano le nostre giornate più buie.